Nel mio personale ricettario salva cena non possono proprio mancare le scaloppine. Succose e tenere fettine di carne, perfette da condire come preferisci e si cuociono in una manciata di minuti. Oggi facciamo un tuffo nella cucina lombarda. Prepariamo insieme le scaloppine al vino bianco e prezzemolo o all'erborin. Cominciamo! E comincio tritando il prezzemolo. L'ho già pulito, asciugato, adesso lo sfoglio e poi lo trito. Lo metto nella ciotola e lo tengo da parte. Adesso mi occupo della carne. Qui ho la noce di vitello, il taglio più indicato. Da questo pezzo ottengo 8 fettine sottili. E prima di battere le fettine di carne, le vado a bagnare con un pochino d'acqua. In questo modo non si attaccheranno al batticarne, evitando così di stracciarsi. Proprio pochissima acqua. Il procedimento più corretto è quello di schiacciare e di allungare. In questo modo la carne si sfibra e si appiattisce per bene. Spostiamoci ai fornelli. Metto a sciogliere il burro a temperatura media e non appena il fondo si è riscaldato, infarino le fettine. Le infarino brevemente e poi scrollo l'eccesso. E giù in padella. Alzo un pochino la temperatura e le faccio scottare per qualche istante, prima da un lato e poi dall'altro. Utilizzo delle pinze perché se utilizzassi una forchetta rischierei di forare la carne, facendola diventare troppo secca. È il momento di bagnare col vino. Lo verso e faccio evaporare l'alcol. Niente più alcol, posso aggiungere il brodo caldo. Poi regolo di sale e di pepe. E proseguiamo la cottura per qualche minuto, fin quando il fondo non si è asciugato un po'. Basta oscillare la padella per ottenere una deliziosa emulsione. Scaloppine pronte, spengo la piastra e aggiungo subito il prezzemolo. Un'ultima mescolata e sono pronto per impiattare. Hai visto? Ci abbiamo messo soltanto una manciata di minuti per preparare questo delizioso secondo piatto. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove trovi ingredienti, dosi e procedimento spiegato passo passo. E se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like e se hai qualche domanda da fare, scrivila nei commenti. E se non l'avessi ancora fatto invece, iscriviti subito al canale per restare aggiornato su tutte le novità. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.